Buongiorno, siamo a Terra di Prato, al mercato Terra di Prato, come sempre in piazza del mercato tutti i sabati mattina. Il mercato Terra di Prato nasce nel 2009 su iniziativa del comune di Prato ed è un mercato di piccoli produttori agricoli e negli anni siamo cresciuti abbastanza e diciamo che adesso stiamo arrivando verso il quindicesimo anno della nostra attività e per questa occasione abbiamo deciso di coinvolgere ancora di più i nostri clienti mettendo almeno intanto per oggi il nostro primo show cooking che verrà fatto con gli ingredienti chiaramente dei nostri produttori, di cui ne cito alcuni. Abbiamo per l'olio l'azienda agricola Il Poggiolino, per le salsicce l'azienda Mannori, mentre per il formaggio pecorino abbiamo le aziende delle Fabbrie e invece l'ingrediente cardine di questa ricetta sono gli asparagi. Gli asparagi che a questo punto però do direttamente parola al produttore, che è Fabrizio dell'azienda agricola Bonelli. Grazie Jacopo, io sono Fabrizio Bonelli dell'azienda agricola Bonelli Giorgio e come ricordava il nostro presidente, appunto Jacopo, oggi il piatto principe, diciamo l'ingrediente principe, è l'asparago. Qui ho due varietà di asparago, una tradizionale che è quella verde e nella fattispecie è l'asparago verde di Pescia, molto conosciuto appunto in Val di Nievole ed ora anche a Prato, e qui abbiamo una varietà ibrida invece rossa molto più produttiva e altrettanto buona, che è l'asparago rosso Aramus. Sono due varietà molto produttive, molto buone, che però comportano tanto lavoro, perché considerate che l'asparago si raccoglie circa un paio di mesi l'anno e si deve tenere il campo impegnato e pulito tutto il resto dell'anno. Non potendoci fare altre culture, molto spesso la gente si domanda perché hanno dei prezzi abbastanza elevati e la regione è proprio questa. Si può consumare tutto, come poi i nostri chef dopo ci diranno, sia dalla parte diciamo più dura che la parte apicale che è più morbida, facendo anche per esempio dei risotti, facendo delle creme e altre diciamo le cornie che sicuramente voi saprete diciamo sfruttare al massimo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova iniziativa al Mercato Terra di Prato. Oggi siamo qui con il mio collega Giacomo, Buongiorno. Io sono Samuele, a fare questa ricetta con questi quattro ingredienti di questi produttori del mercato. Ingrediente principe sono gli asparagi, chiaramente, la pasta artigianale, salsiccia fresca e pecorino semistagionato. Se vuoi descrivere un attimo quello che andremo a fare. Allora, abbiamo già fatto una base d'asparagi e cipolla. Abbiamo le punte d'asparagi ancora da poter cuocere. Abbiamo fatto delle scaglie di pecorino. Abbiamo passato la salsiccia un paio di minuti in padella. Ora andremo a cuocere la pasta in acqua salata. E poi qui abbiamo la crema d'asparagi fatta con cipollotto e stufata. Sale, pepe e olio, semplicemente. E poi abbiamo le punte d'asparagio semplicemente tagliate, le metteremo soltanto a crudo dopo per fargli sentire leggermente un po' di calore. Fine, il piatto è molto, dai, molto semplice. Quindi pasta va in cottura e qua rifacciamo la base con un pochino d'olio. Facciamo risentire un po' nel calore alla salsiccia. Salsiccia, però non ci deve. Quando la salsiccia sente un pochino di calore ci andiamo a mettere la crema di asparagi. Prendimi il tempo delle penne, 5 minuti da ora. La salsiccia già prende calore. Questa è la parte cremosa dell'asparagio, così che non useremo mai né burro né panne
né materie strane per mantecare, ma solo l'amido della pasta. Ora abbiamo il tempo tecnico della cottura della pasta, che a questo punto saranno 4 minuti, grosso modo. Quando si cuoce le paste buone, che fanno la famosa schiumina, va utilizzata tutto l'amido e ci permette sempre di mantecare e rendere far rimanere cremosa poi il piatto finale. Quindi un pochino di schiumina ci sta sempre bene. E a questo punto scoliamo direttamente la pasta nel nostro sugo. La base deve chiamare la pasta. E ora questi 2 minuti li dedichiamo sicuramente. Vado dentro. Alla mantecatura, riaccendilo. Alla mantecatura, che è importante. Se manca un po' di crema l'aggiungiamo, se manca un po' di salsiccia l'aggiungiamo. E mettiamo una parte di punte crude. Oh, quelli sono crudi, questi sono cotti. Parte centrale messa a stufare con la cipolla e poi fatta crema, mentre la parte, le punte insomma, che sono molto delicate e ottime. No. No, devono prendere solo il calore, si deve sentire sia la croccantezza che il crudo, ecco. Prodotti di qualità alta così, e se si cuociono troppo si va. Non con gli asparagi del supermercato. Ecco, quelli magari cuociamo il più possibile. O non li compriamo, si può anche scegliere. Io vado con questo, eh? Sì. Qua ci siamo, si può anche impiattare. Me lo passi? Sì, certo. Certo. Lo metti piatto. Va. Aspetta. Ci metti un filino d'olio a crudo e basta. Meno di così non c'è adesso. Chi si presta? Via, se no la si fredda. Prego. Okay. Appena a sudare un pochino, vedi? Non è abbrustolì. Assolutamente sì. Senza. Salsicce buone, queste in particolare sono tutti prodotti di qui, queste in particolare sono dei mannori. Ok. Da cottura.
semplice, con nulla, con niente, olio, sale, pepe, fine. Lei è una pasta artigianale, quindi manterrà sempre un morso un po' importante. E poi meglio un pochino più a dente. Quindi la cremina, cipolla. Cipolla e la parte più dura finale, vai, in questo caso neanche spellata perché sono talmente bellini. Questi asparagi non è importato neanche pelarli. Dopo stracotti, no? Stufati, piano piano, frullati. Sale e olio, un pochino di pepe c'è, ma non poco, poco, poco. Non c'è bisogno di noi niente per cucinare, non c'è bisogno di niente, se non della materia prima e di non sciuparla. Questa serie di iniziative nasce per valorizzare i prodotti del nostro mercato, da qui potrete veramente trovare di tutto ed è proprio l'eccellenza agricola, soprattutto sapete da chi comprate. E, l'intento è quello di diciamo, trasmettervi anche proprio i sapori che vengono dalla campagna, che vengono coltivati con cura e anche come trasformarli in modo molto semplice. Ricorre il quindicennale del mercato Terra di Prato e in occasione di questo grande evento abbiamo voluto come associazione proprio offrire a tutti i nostri affezionati clienti la possibilità di imparare come si trasformano le materie prime che trovate qua e a questo punto vi invito a venire a assaggiarle, a seguirci.